Questa è una protesta che deve avere un destinatario molto preciso e molto chiaro, che si chiama Governo e Parlamento. Quindi siamo Davide contro Golia. Davide in questo caso è il San Carlo con tutte le sue componenti, dal CDA ai lavoratori alle lavoratrici, anzi soprattutto i lavoratori e le lavoratrici. Quindi questa battaglia va fatta insieme per cercare di modificare o interpretare in modo diverso alcuni contenuti di quella legge che sono inaccettabili. Io mi sono espresso con molta chiarezza e devo dire che ieri il CDA è andato bene. È andato bene perché si partiva da posizioni molto diverse. Alla fine il CDA è uscito con questa posizione, critica molto dura ad alcune parti significative della legge, in particolare quella sulla compressione dei salari e sugli integrativi, è uscita dando un mandato pieno al Presidente e altri componenti di chiedere un incontro urgente al Ministro Braia e alla Presidenza del Consiglio, quello di chiedere al Sovrintendente di fare immediatamente una relazione per verificare se siamo obbligati, perché quella è una legge, noi siamo soggetti comunque a una legge, se siamo obbligati o meno ad aderire a quel provvedimento, a fare tutte le iniziative affinché la legge venga eventualmente modificata, venga interpretata in un certo modo, ma quello che è straordinariamente significativo, abbiamo anche inserito che qualora tutte le opzioni dovessero essere negative perché la legge ci mette con le spalle al muro e non riusciamo a far nulla, noi garantiremo i livelli occupazionali e i salari. Cioè, io credo che ieri è stato un risultato assolutamente difficile da conseguire. Su questa battaglia col governo e il Parlamento, che poi tutti hanno voluto questa legge, io vorrei ricordare che questa legge è stata voluta da tutti, questa è la cosa che poi mi inquieta, ancora una volta una legge che nasce non per esigenze generali ma per alcuni istituti particolari, in particolare il Maggio, eccetera, per carità, che tutti noi vogliamo che siano aiutati, ma ancora una volta il San Carlo che è in pareggio di bilancio, quindi Napoli che si è fatta da sola le ossa e ce l'abbiamo fatta, veniamo penalizzati per dover favorire altri. Allora, di fronte a questo, la battaglia contro queste ingiustizie la dobbiamo fare insieme. Insieme, io l'ho detto anche ai lavoratori e alle lavoratrici, se questo fronte dell'unità non è compatto, Davide contro Golia sarà costretto a cedere. Siccome non bisogna cedere, bisogna vincere e questa battaglia secondo me si vincerà, c'è bisogno di una grande spinta forte da Napoli verso Roma per far modificare alcuni tratti inaccettabili, perché io trovo vergognoso che un provvedimento che si chiama Valore Cultura tagli del 35% i salari alle lavoratrici e lavoratori. Quindi questa è una cosa inaccettabile, perché lavoro e cultura vanno insieme, come si diceva anche molti anni fa, le lotte, il lavoro e la cultura devono andare di pari passo. Quindi mi auguro che prevalga un senso di unità nella lotta, perché altrimenti poi c'è il rischio che qualcuno possa strumentalizzare, dividere e le percentuali di poter vincere questa battaglia si affievoliscono.